E allora proseguiamo con il quinto grandissimo match, chiamiamo gli atleti sul ring. Disciplina K1, categoria 63,5 kg. Tre round da 3 minuti. Sunt vulgar, se dau și mari. Dau 2000 de jocuri la 20 de băieți care să vă rupă cap și mai vedeți ce scrie. Stil mafiot, la fel ca 98. Fetele se freacă pe hip-hop în club. E 20-02. E aproape la fel, se procedează la fel, dar la un alt nivel. Un fel de Tony Montana în România. Fac tot posibilul să evit pușcăria. Ca Leonardo Roftei sunt campion mondial. La dum 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 la La dum la dum la de, la dum la dum la de, la dum la dum la de, mas e România. Nu e normal, nu e normal. Ești animat, te bati în cap, au fut un bar. Nu vorbesc cu garda, deci cu boschetarii. Nu mă scot țiganii, de la ferentari. La dum la dum la de, la dum la dum la de, la dum la dum la de, mas e România. La dum la dum la de, la dum la dum la de, la dum la dum la de, mas e România. No taxi, mi passa prendere in Audi. Nato in Romania, 18 anni, si allena alla Power Gym Craiova. Signore e signori, Angolo Blu, Cristian Sandu. Nato in Romania, 27 anni, si allena a Colleferro, alla Thai Box Colleferro. Angolo Rosso, Claudio Iancu, detto il Ciapo 187! E siamo quindi al quinto match della serata della 26esima edizione delle Stelle del Ring. Assolutamente. Due scuole molto importanti, un atleta giovanissimo e uno molto rodato e spettacolare, potrebbe essere un incontro che fa scintille. Vedremo cosa succederà. E tra l'altro è un derby tra nazioni, Romania contro Romania. Il che dovrebbe aggiungere un po' di pepe alla cosa. Certo, Andrea. I due atleti al centro. Due atleti al centro per il primo round. Vediamo un poco cosa ne verrà fuori. Io quando combatte Iancu sono sempre molto curioso. Infatti lo vediamo dinamico e determinato. Prima volta che vedo Iancu combattere dal vivo, ho visto qualche video suo e sono molto curioso. Cioè, penso che non rimarrai deluso. Si parte. Ma, e anche il ragazzo, conoscendo la scuola, è di contenuti. Una struttura molto alta, quella di Cristian Sandu. Che però non spettacolarizza il match, ma mette combinazioni semplici e pulite, lavorando molto i low kick. Comunque Iancu invece è chiuso in una fase di studio. E cerca di attaccare Iancu in questo momento, che va a vuoto. Cerca le soluzioni di buon pugilato, però ancora Iancu non è entrato in partita. Low kick interno portato da Sandu, e ottima bellissima combinazione. La combinazione doppietta terminata da un high kick fantastico.
Iancu non sembra aver subito, ma è una cosa che a livello di punti conta molto. E ancora ginocchiata pulita al costato di Iancu. Anche qui sound molto difficile da inquadrare, Andrea. Assolutamente, sembra a suo agio, sembra... C'ha questa faccia pulita da ragazzino. Da ragazzino, da ragazzino. Però che abbiamo visto Bolletta pure avendo un viso angelico. E comunque, attenzione. Bella questa combinazione, sì, sì. Diretta al fegato, ai kick. Sì, sì. Ha un montante pulito che... Attenzione. Attenzione, attenzione, è scivolato, ma ci ricorda questo scambio che non ci si può distrarre un minuto. Tenta Iancu, che non riesce ancora a trovare le misure. No, no, lo vedo esplosivo di meno, mentre invece con questa combinazione di ganci al volto Sandu imposta sempre delle soluzioni interessanti. Molto tecnico questo ragazzo. Sì. Che non conoscevo. È straordinario. No, è un ottimo altro calcio al volto. Ah, in ecco, questo momento accelera Iancu con se, ottimi, sì, ottimi ganci al volto. Lo martella, l'ha chiuso all'angolo, lo martella. Ha deciso di cambiare, sì, attitudine. È esploso subito, altro gancio al volto. E forse Sandu non se lo aspettava. Non sembra intimidito, ma è ancora Iancu. Con... una bella ginocchiata. Beh, due purtroppo, l'arbitro doveva essere più fiscale. Tenta Iancu di colmare la distanza d'altezza con dei colpi un bello po' sbracciati. Bello questo gancio da parte di Iancu, sì, che ha cambiato completamente. Assolutamente, al volto, colpito che al volto, mette, a terra. Conteggio contro Christian Sandu, inaspettato, e Iancu riprova con ganci montati. Una ripresa che stava portando a casa Christian Sandu, ma dopo il conteggio completamente ribaltata. Completamente ribaltata dopo il conteggio. Uno scambio, Iancu ha ingranato la marcia e tutto quello che Sandu è portato si è sbriciolato in un minuto. Certo, penso che Iancu era solo in fase di studio per poter sparare le sue bombe. Sì, ora la cosa veramente che colpisce e che sarà determinante è l'intervento dei secondi. E staremo a vedere. Soprattutto all'angolo di Sandu dovranno dirsi qualcosa. Perché tutto quello che era stato impostato non riuscirà a essere posto in essere utilmente nel secondo match, nel secondo round. Assolutamente, Andrea. Si riparte col secondo round. Sì. Atleti al centro e parte subito. Parte subito Iancu. Iancu, sì. Ha capito che deve accelerare con le braccia. Assolutamente. Lo kick e lo stringe all'angolo, oh, e lo colpisce con veramente forte. Delle combinazioni di gancio poderose. Non lo vuole lasciare, Andrea. No. Ha capito che la distanza corta lo premia e ora lo dileggia. No. E ancora colpi al volto. Cerca solo ganci al volto Iancu. Gancio al fegato in questo momento. E ancora al volto Iancu. Cerca di... oh, vabbè, ma... brutta trattenuta, brutta, ma trattenuta. Niente che in realtà vediamo un Sandu che no... tenta... ginocchiata al volto in questo momento, tenta una bella ginocchiata al volto, ma sembra non averla sentita Iancu, che restituisce il favore e con gli interessi, con momento, gli interessi lo ristringe all'angolo. Un Iancu solido, determinato, che sta facendo fare il giro degli angoli al suo avversario. Iancu sì che mantiene questa, esatto, pressione. È un'ottima combinazione al fegato che mette colpo a giù. Colpo al fegato, secondo Christian atterramento Sandu, per secondo Christian atterramento. Sandu, e questo non è decisivo. Bello come atterramento. Non rialzerà, Andrea. No. Fine del match. Fine, KO, colpo al fegato. Iancu non è neanche sudato. Sinceramente un atleta promettente è un po' sfortunato in questo scambio, però la differenza qualitativa si era già fatta pesare. Certo Andrea.
E sta male l'atleta romeno. Sta male in questo momento. Ha accusato il colpo, non riesce. Colpo al fegato, comunque fa male. Se chiude. E qua Andrea, io ti devo lasciare e ti ringrazio. Zach, è stata veramente una bella esperienza di commentare con te. Promettimi che lo ritornerai e lo rifaremo. Grazie mille, Andrea. È stato bello. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, vi lascio proseguire questa magnifica serata. Ciao Zach, ciao. Grazie. LC Group vince per KO a 1 minuto e 50 dalla seconda ripresa. Angolo rosso, Claudio Iancu! Complimenti, Claudio! Lo so che non sono il tipo, magari a vedermi così, sembro un ragazzo poco sensibile, soprattutto su, parlando di queste cose. Volevo sottolineare il fatto che chiunque tocca una donna è un bastardo, e se ha voglia di combattere con un vero uomo sono sicuro che sia io che i miei colleghi dietro sono pronti ad affrontarlo qui su un ring quando vogliono. Le donne non si picchiano.